Sta sopraggiungendo una vettura, la numero 39. Un bel applauso a questa vettura con tre fanaloni davanti. È un Alfa Romeo 1750 6C. Aliberti Valente, ciao! Tutto bene con questa stupenda macchina? Beh, siamo all'inizio. Mi raccomando, ho parlato bene di voi, eh? Ho scritto bene di voi. In bocca al lupo. È un giornale che te lo farò avere. Ciao, grazie, ciao. Una Chrysler, bellissima, grazie, complimenti. E arrivano da un posto lontano questi nostri amici con questa Fiat bellissima. Ciao, 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 Musetto, ciao, buon proseguimento, ciao. Fiat 520, Cartagna dell'Orto, ciao. Allora, facciamo un applauso a questo amico, arriva dall'Argentina, Daniel Ereonovic, ciao, come stai? Vedete il numero che ha qui? Questa macchina ha gareggiato nel 1932 con il Pipaccio di Milano, ma dietro di loro è partito un volare che mi ha aperto di farà sorpassare. Daniel Ereonovic dall'Argentina, da Buenos Aires, ciao. Va bene questa bellissima vettura, ciao, complimenti, buonissima. E Pipaccio visto, ma ti domando vuol dire che quelli che fanno domani sono fatti domani. Ciao Vito, ciao, tutto bene. Questa Alfa Romeo un mese fa è stata protagonista di un filmato a TG2 motori, ancora una bellissima Alfa Romeo, Basilico Cappella, un 6G 1750, ciao Alfa Romeo, Alfa Romeo, Tony, ciao, ciao, ciao. Questa vettura ha gareggiato nella Mille Miglia del 1932 e ha partecipato, ciao, 6G, ciao, grazie. Allora, Savina Confaloni è un amico, una collega, bravissima giornalista, ciao, non posso non fermarti, complimenti sulla vettura con cui gareggi. Savina Confaloni. Grazie, sì, sono veramente onorata perché questa vettura è importantissima, ne hanno fatte 9 di 8C 2003 Le Mans. Tra l'altro questa vettura ha corso Le Mans nel 32, quindi abbiamo una grande responsabilità, ma ci stiamo divertendo tantissimo. Un grande equipaggio, una bravissima giornalista, ciao. Rara Pia, fiori, fragola, ciao. Una Bentley 4005, Aston Martin, Le Mans, con l'assetto basso, guardatela. Questo signore è un bravissimo mio amico, grande collezionista, che a Trieste mi è scappato sotto gli occhi. Axel Mars, con questa bellissima 6G 1650, grazie Axel, ciao. Buongiorno, ciao, tutto bene? Ti aspetto a casa tua venerdì sera, grazie, ciao. Alfa Romeo 8C Monza, guardate l'esemplare stupendo, verde, perché ha gareggiato con una devo far foto per la scuola. Una Elvis, grazie. Fiat, Fiat 508 Balilla da competizione, bravissimi. Arrivo dall'Argentina, Lara e Lara, ciao. Ciao. Presto Marte da competizione. BMW 320.
Dovrebbe essere una lagonda, vado a vista. Allora, è un libro che ricorda Desenzano, ricorda Mille Miglia, ma ci sono anche la tua avventura dell'anno scorso, caro Corrado. Lui fa cantare i motori, bravissimo, un toscanaccio di quelli veri. Vi state divertendo? Sto dicendo che i 20 vogliono vincere, gli altri 400 vogliono divertirsi. E Gianni Morandi ancora di più. Un bel applauso, ciao Gianni, ciao, con buon ginocchio, grazie. BMW 328, ciao, da Matto Domani. Una lancia bellissima, grazie, ciao. BMW 328, più bello. Seguci, ciao! Elvis, bravissimo! Tornò Libertazzoni, davanti, grazie, ciao! Oh, il mio amico Alfonso, ciao! Hai lasciato casa la moglie, questo mi dispiace, però è una bella figlia in giro, veramente. Complimenti, seguci, perfetti, la tuta bianca, come i piloti di una volta la BMW. Complimenti, Alfonso Facchini e la figlia, ciao! Anche questo è un famoso equipaggio BMW. Ciao Tarcisio, con nome con Simone, ciao. BMW 328, guardate, una vettura stupenda. Anche loro BMW 328. Arrivo dall'Olanda, ciao, grazie. Ciao. Martini, grazie. Ciao. BMW 328. Bacio. Una BMW. Particolare che questa vettura è una Alfa Romeo 1009 di inizio anni 50, era chiamata l'Alfona. Ciao, è stata la prima Alfa Romeo, questa è una MG degli anni 30. Salutiamo i nostri amici. Goppone. È una Fiat 1100, anche questa prima vettura a carrozzeria portante della Fiat. Ciao, ciao, ciao. Guardia di finanza. Ancora una BMW 328, 6 cilindri 2000. Yeah.